questo bicamerale. Primo incontro questa sera in Piazza Mentana per Avanti Popolo, la manifestazione organizzata dalla CGIL della Spezia. Questa sera si parla di riforma costituzionale, le ragioni del sì e le ragioni del no con due autorevoli relatori. Nonostante il brutto tempo, infatti la pioggia ha creato all'inizio una sorta di fuggi-fuggi generale, il dibattito sta andando avanti, moderato dal presidente dell'Ordine dei giornalisti, Filippo Paganini. Che tipo di riforma è e perché sostenere le ragioni del sì? Diciamo che i punti cardine della riforma sono quelli di creare di superare il bicameralismo perfetto e quindi di garantire che la Camera dei Deputati possa unica dare la fiducia al governo, evitando che il governo sia, diciamo, in qualche modo pregiudicato nella sua azione dalla necessità della doppia fiducia alle due Camere, riformare il rapporto Stato-Regioni di quella cattiva riforma del 2001 fondamentalmente, e dall'altro lato si introducono anche degli istituti piuttosto innovativi di cui c'era bisogno per rafforzare la nostra democrazia. Penso al referendum propositivo, al referendum di indirizzo, quindi nuovi strumenti di iniziativa popolare. Perché sostenere le ragioni del no? Perché è una riforma che riduce la rappresentatività delle istituzioni, riduce la partecipazione democratica e consegna una maggioranza blindata sostanzialmente al leader di un solo partito nella Camera dei Deputati, che è la sola Camera politica. È una favola che ci sia una parte intoccabile non toccata. In teoria questa riforma riguarda la sola parte organizzativa della Costituzione, ma toccando il Parlamento tocca il soggetto che fa le leggi, che sono quelle che danno attuazione ai diritti della prima parte. Quindi in realtà quella che si gioca davvero in questa partita è la parte dei diritti e delle libertà dei cittadini italiani. Per questo è importante dire no.